Il nuovo corso tecnico della Fidelisandria riparte da Fabio Moscelli e Raimondo Catalano. Presentati nella conferenza di giovedì sera, il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore del club federiciano, che prendono rispettivamente il posto di Vincenzo De Santis e Giancarlo Favarin. Per Moscelli è un ritorno in biancazzurro. Aveva già ricoperto la carica di DS nella prima parte della scorsa stagione, prima della burrascosa interruzione al campionato in corso. Adesso torna alla Fidelis per riprendere il filo, in una stagione che ha preso una piega negativa dopo le ultime tre sconfitte consecutive contro Grumentum, Fasano e Nardò. Sono felicissimo di tornare sapendo che mi sto prendendo un'altra bella patata bollente, però a me le sfide difficili non mi spaventano e sono venuto con molto, molto entusiasmo e sono convinto che possiamo fare delle buone cose. Il passato me lo sono buttato alle spalle, penso al presente e al futuro, nel calcio e nella vita io non ho mai portato rancore, guardo avanti e penso a quello che devo fare oggi e quello che posso e che devo programmare il domani. Ne possiamo uscire fuori con tutti i ragazzi che già da ieri si sono messi a disposizione, che sono convinto che possiamo fare delle buone cose. In panchina ci sarà Catalano, reduce dalle due esperienze di Pomigliano e Manfredonia. Testa bassa e lavorare è il diktat che porta ai prossimi impegni, attraverso i quali sarà obbligatorio cancellare la serie negativa e risollevarsi in classifica. Essere stato scelto per un campionato come quello che deve fare l'Andria per me è motivo d'orgoglio e quindi sono motivatissimo a dimostrare che l'Andria ha fatto una buona scelta. Io credo che per quanto mi riguarda ogni pensiero che vada oltre quello che sia la partita di domenica sia un pensiero che mi fa disperdere soltanto energie psicofisiche e sono convinto, mi auguro e sono convinto che anche i calciatori devono pensarla in questa maniera. Noi abbiamo un obiettivo domenicale che è quello di cercare i tre punti comunque e dovunque nel pieno rispetto degli avversari e tutto quello che va oltre la domenica è solo dispendio di energie psicofisiche. Il primo impegno della Fidelisandria è in programma domenica al Vicino contro il Gravina, prima del derby del Degli Ulivi contro il Foggia. Due partite delicate per la nuova gestione tecnica, incaricata di trascinare i biancazzurri fuori dalla zona play-out.